La persona che denunciò per furto Ruby Rubacuori, il nome d'arte ovviamente, ma non c'è necessità di ripetere tutto il nome per intero, e che quindi portò Ruby quella sera del 27 maggio in questura. E l'altra ragazza è la ragazza che per prima chiamò il Presidente del Consiglio sempre quella sera per informarlo, mentre lui era a Parigi, della presenza di Ruby in questura. E da lì scaturiscono i fatti e il processo di cui stiamo parlando. Sentiamo, Valentina Petrini. E lì, dopo di un po', ho pensato, ho detto, chiamo qualcuno che conosce, che conosco, e che possa dargli una mano e aiutare lei. Come lei mi faceva riferimento a casa, che conoscevo il presidente, che era molto amica della Nicole, che conosceva giustamente il dottor Spinelli, io ho provato a chiamare le persone che conosco. Cioè? Cioè, la prima chiamata è stata il dottor Spinelli, però non ha risposto. La seconda chiamata ho provato a chiamare Nicole, Nicole non rispondeva. E in quel momento ho detto, va bene, chiamo il presidente. Questa donna si chiama Michelle Conceição. È la donna che con la sua telefonata ha avviato tutto il Rubygate, l'amica di Ruby, che ha chiesto aiuto a Silvio Berlusconi quando la ragazza è finita in questura. A me mi dispiace che ho fatto, cioè, che ho fatto quella chiamata a lui, però non mi considero in colpa. Oggi Michelle Conceição è una delle testimoni chiave dell'inchiesta del PM Ilda Boccassini. Cos'altro ti ha chiesto la Boccassini? La lemora, le ragazze, presidente, bunga bunga. Io l'ho detto, io non l'ho mai visto questa storia di bunga bunga. Le cene sono sempre state delle cene normali, niente di orgia o lap dance o sesso, niente di questo. E sulle lemora che voleva sapere la Boccassini? Ah, tutto. Di tutto, dello passato, dello presente. E alla fine dell'interrogatorio come siete rimasti? Cioè era soddisfatta del fatto che comunque... No, era molto incazzata. Con te? Sì. Perché? Perché... lei non è arrivata dove lei voleva arrivare con me. Sono io uscita in proprio. Quello sì. Perché su alcune cose hai mentito, mentito no, non hai detto tutto. No, no, ho negato. Cioè, non lo so e basta. Non lo so, non conosco, non lo so. E alcune cose invece le sapevi? Devo dire che lo so tutto. Tu sai tutto. E adesso parli però, adesso che comincia il processo parlerai. Cioè, devo vedere quello che mi chiederanno, giustamente. A me mi dispiace solo veramente, anche di più per lo presidente, perché giustamente è lui che rappresenta un paese. Perché lo scagioni completamente? Alla fine... Perché lui è una persona... Allora, cioè io... Perché devo parlare male di una persona che io conosco per bene? Che non mi hai mai fatto di male. Michelle Conceição non ha nessuna intenzione di accusare Silvio Berlusconi. Lei ce l'ha con un altro dei protagonisti di questa storia, Lele Mora. Tu sei lo grande VIP Lele Mora, cioè, entre virgolette. Però tu lo sai delle cose, io so delle altre cose. Io fino adesso sono stata zitta zitta, però se mi vai di parlare, parlo. Fino adesso preferisco non parlare niente. Però se sono sotto giuramento ci parlo, ma non ci penso neanche. Lele Mora è indagato per induzione alla prostituzione. Ruby invece è la parte lesa. Eppure, in questa fase così delicata, i due sono spesso insieme. E come fa lui che è anche un indagato di prostituzione e lei è la parte offensiva, loro vanno in giro? È un po' strano, no? Giustamente è la procura che si devono chiedere. Io se lo so. Perché... Tu lo sai perché sta facendo così? Cioè. E lo dirai se ti verrà chiesto? Sicuramente. Sarà dura. Quanto durerà secondo te questo processo?
Non lo so, io so, voglio che finisce presto. Voglio andare a casa mia. Ma tu, posso che tu risulti indagata? No. Tu comunque verrai chiamata come testimone. Sì, ma andare lì, sapendo tante cose che tu la sai, non è facile. Non è che... Cioè, l'unica cosa... Rischia tutta la tua vita. Allora, tutto bene? Perché ieri sono andata all'Hollywood a ballare, no, con amiche, mi trovo che mi insulta, che sono stata a salutare un amico al tavolo. Puttana, puttana, vai via, puttana. Io? Ma va, mai. Io sono stata a cena una volta, l'ho conosciuta a cena a casa di Lele, così. Anche questa ragazza è una testimone chiave del Ruby Gate. Si chiama Caterina Pasquino, è la ragazza che ospitava Ruby e che l'ha denunciata per furto. Ruby è finita in questura a seguito della sua denuncia. Due settimane fa io sono andata a cena in un ristorante, nella sala c'era Lele Mora con Ruby. Quando l'ho vista sono rimasta impietrita e Ruby si gira dicendomi: ah, avevo i capelli così, ah, si è fatto pure il ciuffo, me l'ha detto così simpaticamente. Dopo due giorni sono stata chiamata tramite una persona che Ruby voleva chiedermi perdono, di incontrarci e darmi tutti i risarcimenti e i danni. Tramite avvocati siamo andati a ritirare in questura la denuncia. Quindi lei adesso ti risarcirà con una somma, quanti soldi vuoi? Parecchi, non 3.000 euro credo. Stiamo parlando di una cosa che sia almeno 50.000 euro? Quelli sono i soldi che io pretendo, anche di più credo. Però non c'è niente di scritto, ho paura che sia stata fregata anche. È un po' anomalo che ci sia una transazione economica strano, te e lei proprio in un momento così delicato, mi chiede, no? Scusa, non pensi? Metto, non voglio più perdere la tua amicizia e poi scompare. Quando il magistrato in udienza ti chiederà di raccontargli quello che Ruby ti raccontava, certo, a proposito di lei e del presidente, tu risponderai a questa domanda e come risponderai? Che lei mi raccontava che andava dal presidente, faceva sesso e poi smentiva. E quindi non l'ho mai creduta. Il giorno dopo è il giorno della trattativa. Secondo Caterina Pasquino, il suo avvocato e l'avvocato di Ruby si starebbero incontrando in questo edificio. E dopo un po'... Come è andata? Eh? Non puoi parlare? Ma c'è Ruby ancora dentro? No, non c'è nessuno. Eri da sola? Sì. Perché non puoi parlare? Volevamo solo sapere qual era la... andare, amore. Solo devo l'accordo. Devo andare, amore. Ma sei soddisfatta? Dopo... non posso parlare, ti dirò. Ok, ciao.